Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Cremigor che vi parla. Oggi per voi farò una nuovissima battaglia su Verdant. Non vi ho fatto vedere subito l'arma perché ho iniziato, l'ho scelta subito. Comunque vi dico che è un K98, non è come quello di prima, è un Gewehr, questo è un Gewehr 98 con un mirino telescopico. Perché io vi dico, ho già combattuto una sola volta in questa mappa, ma ho già capito che qui per far bene c'è bisogno di un fucile con mirino telescopico. E infatti, primo colpo, prima kill. Perché si può vedere subito, questa mappa è enorme. Mancato, aiuto, lì. Un'altra kill, wow, un altro colpo di testa, ottimo. Infatti, come vi ho detto, e si vede anche da questa prova, perché l'ho già combattuta e non mi è andato molto bene, anche se ho vinto solo per il tempo, ecco. Qui ovviamente colpi a corta distanza non si può fare niente per evitarli, ma l'unico modo per vincere in maniera netta e schiacciante è usare un fucile con mirino telescopico. Oh, lì, l'ho visto. Ti sei mosso troppo e io mi sono accorto di te. Non è saggio rimanere molto in piedi. Sì. È lì, ho visto. Hai sbagliato il colpo e io ti ho ucciso. Mi dispiace, bello. Vediamo un po'. Cavolo, mancato. No, da dove? Da dietro. Vabbè. Comunque per me sta andando molto bene con il mirino telescopico. Molto adatto per questa mappa che è letteralmente enorme. Aiuto. Ho svegliato. Punto, aiuto, 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 aiuto. Bene in tempo. Preso, no, ha battuto il filo spinato, fantastico. Vabbè. Comunque là ogni tanto là nel bunker si nasconde qualcuno. Ma non in questo caso. Non è un bel posto questo dove mettersi a cecchinare un pochino. No. Comunque vi dico, non tengo sempre la mira, cioè il mirino posizionato, perché altrimenti non vedrei tutto il campo di battaglia. Quindi vi consiglio di tirare fuori il mirino solo quando serve, ovvero quando ho individuato un possibile bersaglio. Là, in fondo. Mancato. Mancato. No, cavolo, è mancato ancora. Boh. Mi sa che adesso io mi muovo qui. Qui non trovo niente. Oh, invece ho trovato qualcosa. No, uffa. Comunque, è meglio spostarsi lo stesso. E qui non trovavo niente. Ecco perché non trovo niente, sto augurando la parte sbagliata del campo di battaglia. Beh, eccomi qui, amici youtuber, ho avuto un piccolo problemino, ma l'ho risolto. Oh, ma lo becco quello? Tuo padre no. Qui ce n'era un altro.
Oh, allora muori? Ma che non vogliono morire. E che cavolo, perché non vuoi morire? Oh, è morto finalmente. E che cavolo, stavo sprecando troppi colpi. Comunque mi stanno raggiungendo alcuni, quindi me ne ho darsi da fare. Qui c'è qualcuno, se non sbaglio. Vengo subito, amici youtuber. Eccomi qui, amici youtuber. Non so se avete visto, però vi ho fatto una nuova kill. Adesso vediamo se riesco a fare anche questa. Sì, ho ucciso anche questo. Bene, ottimo. E adesso riprendiamo la mia caccia. Là. Sì. Mancato. Preso stavolta. No, alcuni hanno quittato. Sto dominando, come dargli torto. Ho capito come si gioca questa mappa. Meglio non avere un buon fucile, ma avere un buon mirino anche. E ti ho preso. Uno può avere anche il fucile più forte che vuole, però se non lo so usare, cioè almeno non è non che non lo sappia usare, però qui nelle cose colpi a lunga distanza, dove in pratica ci vogliono questi colpi da lunga distanza, un fucile normale non sempre può essere sufficiente. Un mirino invece fa sempre comodo. No, morto per causa del filo spinato. Comunque piena di buche questa mappa. Aiuto, da dietro. Bravo. Purtroppo io sono rimasto troppo esposto e lui ne ha approfittato. Un altro si è disconnesso. Lassù. Oh, era forse averne visto uno. Vediamo un po'. No, ho visto un movimento. Ma non vedo nessuno io. Ah. Ma forse ho visto qualcosa, anche voi amici? Oh, mi muovo, tanto... Sono rimasti 6 minuti, sono rimasti in 3 con uno spettatore. Oh, ecco, l'ho visto. È entrato dentro il bunker. Vediamo se riesco a scoglierlo di sorpresa, dato che è lì dentro. Non è entrato qui dentro. Mi sono fatto fregare. Qui dentro non è entrato nessuno. Non posso essere qua dietro. No, non vedo nessuno. Ah, eccolo. Ah, è bravo questo a nascondersi. Ah, ok, adesso ho capito dov'è. Purtroppo non so dove sia quest'altro Folker
di Alpei, che c'è almeno uno dei miei nostri avversari, perché sono rimasti solo in due al momento. Mi pare dei problemi di connessione, non riesce a unirsi alla partita. Allora, se non erro, lui è da quell'altro lato. Bene. Allora, Rosa è l'unico vantaggio che io ho e lui non ha. Il mirino. Ok. Ma dove? Ah, ma si nasconde il furbo. Cioè, se volessi potete anche far passare il tempo. Però non sono uno che aspetta, eh? Ah, eccoti. Non ti sei nascosto allora tanto bene tu. Sono riuscito a colpirti lo stesso. Ma quanto pare è diventato una uno contro uno. Mettiamoci qui, vediamo se troviamo qualcuno. Aiuto, sono incastrato. Meglio mettersi qui dietro. Non vedo nessuno. No, pensavo che fosse lui. Oh, mi muovo perché mi sto annoiando ad aspettare. Ma devo fare attento che lui mi veda. Cioè, spero proprio che non mi veda, che sia io a vederlo piuttosto. Perché non voglio rischiare una rimonta da parte sua. Boh, non vedo niente. Cerchiamoci un buon riparo dove nascondersi un attimo e riflettere su come muovermi. Adesso mi metto qui, vediamo un po'. Non vedo nessuno. Ma ci sei ancora? Sì, lui c'è ancora. Ma è una delle battaglie più noiose che abbiamo mai raccontato. No, ti ho visto tu. Visto che cosa? Ogni volta che si muore ovviamente si vede il primo classificato e se si vuole si può cambiare visuale. Cioè, più che visuale si può cambiare punto di osservazione. E lui, adesso che mi ha visto che io ho un bel fucile di precisione. Cavolo, mi sta laggando un pochino. Quindi interrompo mentalmente il video e ci vediamo tra poco. Eccoci qui, amici YouTube. Ho risolto un po' il problema, ma non del tutto. Come potete vedere c'è ancora dei momenti di lag, ma sembra che il grosso sia passato, come non detto. Probabilmente Fraff si è stancato di registrare. Quindi mi stendo, tolgo e rieccoci qui. Sto puntando verso l'alto perché tanto ormai la battaglia è anche finita. Posso anche non concentrare molto sulla battaglia, ma evitare che il video mi laghi troppo. Ed ecco la fine della battaglia per il tempo. Una battaglia veramente noiosa. Già detto. Ah no, non è finito il tempo. Sì. Boh, non lo so, vabbè. Comunque, una battaglia noiosa, combattuta a due. Anche se all'inizio erano in tanti, purtroppo a un certo punto hanno buttato tutti. E siamo mai solo noi due. Peccato perché stavo andando. Cioè almeno stavo prendendo un ritmo giusto. Vabbè, la battaglia è finita, lasciate un commentino. Mettete mi piace, ma molto probabilmente metterete non mi piace. Perché è stata anche una battaglia molto noiosa, poteva essere molto più divertente. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!